Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno, Allora, buongiorno. oggi Marco Pisati, allenatore, tu sei un allenatore storico in Lombardia perché sono una valanga di anni che alleni. Sì, sono più di 30 anni, me ne sono reso conto facendo il computo, facendo scorrere la mia carriera. Ho cominciato a allenare alla fine degli anni 90, che ero giovanissimo, a Pavia, perché io sono di Pavia, Tu sei di quindi Pavia? sì. E ho allenato a tutti i livelli, sia giovanile, quindi dall'under 15 in su fino all'under 19, sia seniores, perché sono partito dalla C2, sono arrivato ad allenare fino in Serie A per 6 anni al Rugby Brescia. Mi manca solo il top 10, ecco. Eccoci, Però e anche il Pro 14, è scusami, Pro 14, è Pro mai, poi la nazionale, mai mettere, hai 14. Mai capito? Mai mettere, mettere un mai mettere. punto. Però diciamo, sono stato in parecchi club e in diverse realtà, quindi a partire dalla mia città, sia in club cittadini come Milano, ad esempio, o Brescia, ma anche in provincia. Quindi ho allenato a Paraviago, ho allenato a Rovato, ho allenato a Velate, che sapevo che quest'anno dovevano riprendere con la squadra seniores e sono Sì. stati fermati dal Covid, quindi ho allenato anche in provincia. Ecco, per cui. Dicevo, mi sono reso conto effettivamente, ho fatto più di 30 anni e ho avuto questa interruzione, come tanti di noi, per il Covid a metà dell'anno scorso, stavamo disputando il campionato con l'Amatori Union Serie B. Stava anche andando bene, ecco, Sì. però per il Covid ci siamo fermati. Siamo fermati, però non abbiamo mai fermato l'attività, okay? A parte dei Sì, periodi vabbè, chiaramente canonici, però quando ok. c'è stata la Rispettando. possibilità. Parte il periodo del lockdown, il primo lockdown, il mese di ottobre soprattutto, che c'è stata una seconda ondata molto forte su Milano, quindi abbiamo bloccato l'attività. Diciamo che siamo riusciti come club, a lavorare, curando poi Eccoci. diversi aspetti, sia quello sportivo che quello organizzativo che quello gestionale. Senti, infatti oggi noi siamo qui a parlare proprio di Amatori Union. Amatori, ricordo che è il club ancora più vecchio che c'è in Italia, è ancora quello che tra tutte le vicissitudini è ancora quello il detentore di numericamente di scudetti superiore a tutti gli altri. Questo mi fa piacere dirlo anche perché tutte e due noi siamo di amatori, no? E poi comunque è della città di Milano, quindi diciamo che è un fiore all'occhiello. Sì. Allora, io tra l'altro avevo avuto due passate esperienze sia in amatori che nella Union quando non erano ancora assieme. Quindi io dall'anno scorso ho fatto, dopo 6 anni come capo allenatore a Brescia in Serie A, sono stato contattato dalla società, quindi l'anno scorso mi hanno dato l'incarico come capo allenatore dell'Amatori Union in Serie B. E poi in cammin facendo, diciamo soprattutto all'inizio di quest'anno, il mio incarico è stato allargato a quello che viene definito adesso Director of Rugby piuttosto che responsabile tecnico. Quindi sono partito come obiettivo quello di allenare la prima squadra, ma quest'anno ho cominciato a occuparmi dell'organizzazione tecnica di tutto il club. È un grande club perché comunque ha più di 500 Atlete serati. praticanti, ecco, da mini rugby fino ai seniores, ed è un club e ci siamo posti come obiettivo quello sicuramente di migliorare tutti gli aspetti, sia quello organizzativo che quello sportivo. Quindi io innanzitutto ringrazio i dirigenti per la fiducia e ho accolto questo incarico con entusiasmo, anche perché avevo già avuto esperienze passate a Milano, ad esempio, all'ASR, conoscevo bene il contesto e ritengo che la piazza di Milano, per quanto riguarda il rugby, oltre a essere storicamente una Sì. piazza importante, perché come dicevi tu, è il club più antico d'Italia, il rugby è arrivato agli inizi del Novecento, negli anni 20, a Milano, e poi da Sì. Milano si è sviluppato in tutto il territorio. È un club che vuol crescere, vuole migliorare, quindi è un contesto che ha delle potenzialità notevoli, è quello milanese. A prescindere dall'Amatori Union, tutto Certo. il panorama rugbistico milanese è un panorama con delle figure importanti, delle società importanti, delle società soprattutto che vogliono crescere. Quindi la cosa mi ha trovato ben disponibile. Anche perché comunque la Lombardia nel computo nazionale ha 77 club, il Veneto ne ha 72 e noi totalizziamo ancora ad oggi il maggior numero di Sì. tesserati o di praticanti, insomma, che se ne dica,
in Lombardia. Quindi voglio dire, siamo una regione che nel mondo del rugby è la prima. Sì, ma è un trend che diciamo ha delle radici profonde già da parecchi anni. Noi abbiamo cominciato una crescita importante alla fine degli anni 90. Io fra le varie cose sono stato anche per parecchi anni all'interno dello staff tecnico del CRR, del Comitato Regionale, quindi ho lavorato tanto nello sviluppo. Quindi questa crescita è cominciata alla fine degli anni 90 e ha avuto in questi ultimi anni un'esplosione, un aumento importante sia di tesserati che di società che di club. E quindi sicuramente la Lombardia adesso riveste una figura trainante all'interno del panorama rugbyistico italiano, dal punto di vista sia dei praticanti appunto che di quello che può essere l'interesse. Per cui è un impegno anche da parte delle società quello di riuscire a dare un'ulteriore spinta a questa crescita, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo passato un periodo parecchio difficile in relazione all'emergenza Covid, quindi è necessario adesso che ci si tiri sulle maniche e che si lavori tanto in prospettiva futura. È quello che noi vogliamo fare. Ma comunque io volevo chiederti una cosa, no? Secondo te il polso della situazione, il polso del momento, io ho visto che chiaramente sono in contatto con tantissimi club, ho visto che comunque stanno tutti cercando di superare quello che è stato questo momento di enorme difficoltà. E devo dire che comunque ho visto un buono sviluppo, ho visto una voglia di combattere, non c'è rassegnazione, anzi direi che un po' forse in concomitanza con quello che è stata le elezioni nazionali, e poi adesso poi siamo sotto le provinciali, cioè sotto le regionali. Direi che il mondo del rugby lo trovo abbastanza, come dire, in movimento. Guarda, sì, sono convinto assolutamente, c'è tanto desiderio non solo di tornare a giocare per quanto riguarda l'attività agonistica, ma anche di continuare a fare un lavoro importante per ciò che concerne lo sviluppo. Allora, io personalmente sono molto soddisfatto di come stiamo lavorando noi. Cioè, io ieri sera ho condotto un allenamento seniores con 45 atleti in campo che hanno avuto una disponibilità al lavoro veramente notevole, perché si parla comunque di un periodo in cui ci sono state un sacco di limitazioni e soprattutto non ci sono state partite, quindi avere la luce attuale 45 ragazzi seniores che si allenano in funzione, poi adesso noi riprenderemo l'attività con delle manifestazioni interne, diciamo così, con dei momenti interni. Ho diviso la squadra in tre gruppi, ogni gruppo li ho assegnato, ma questo l'avevo già fatto durante il lockdown, per quando facevamo la preparazione atletica domestica, diciamo che non ci è stata una preparazione lunghissima, passerà agli annali, perché un anno di preparazione. Devono correre come dei pazzi. Noi siamo stati fermi per 4 mesi. Il periodo quelli canonici. Già a luglio, quando c'è stata la prima riapertura, eravamo in campo, sempre nel rispetto dei protocolli, e siamo stati fermi a ottobre. Questo l'abbiamo potuto fare perché innanzitutto abbiamo cominciato a lavorare subito a livello organizzativo, quindi io ho cominciato a tenere delle formazioni interne per i tecnici, per gli educatori, durante il periodo, quindi utilizzando le varie piattaforme online durante il periodo di fermo, per potersi presentare pronti alla ripresa. Quindi lavori anche sulla metodologia di tag rugby, piuttosto che tocco, piuttosto che lavoro in distanziamento, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto tutto un periodo preparatorio. Per cui nel momento in cui c'è stata la ripresa, devo dire, e anche dal punto di vista organizzativo devo fare i complimenti alla società, perché organizzare il COVID manager piuttosto che tutte le entrate non è semplicissimo. Devo dire che sono stati bravissimi, parlo dei vari collaboratori, dei vari volontari che sono fondamentali all'interno di un club. Noi tutto sommato non abbiamo mai avuto dei grossi contraccolpi. Abbiamo fermato poi il periodo di ottobre proprio in virtù, però ci siamo sempre allenati, i ragazzi sono sempre stati molto presenti anche a livello numerico, che è importante, poi chiaramente sì, dobbiamo organizzare vari gruppi, per cui adesso siamo pronti, perché è stato fatto un lavoro precedente. Chiaro che noi siamo una società, come dicevo prima, che fa 500 praticanti, è una società grande, solida, con tante persone che possono, è organizzata in un certo modo. Le società piccole, per esempio, io sono in contatto con varie società del territorio, vivo in provincia di Brescia, quindi abito vicino a Desenzano, do una mano, sento i ragazzi di Desenzano. Le società piccole hanno avuto molto più problemi sulla ripresa, proprio perché è chiaro, certo.
Chiaramente l'organizzazione comportava una struttura di club completamente differente. Per cui noi siamo, da questo punto di vista qui, io sono rimasto favorevolmente impressionato dall'atteggiamento che hanno avuto gli atleti e non solo, e dall'atteggiamento che hanno avuto i tecnici. E penso sia stata un'operazione molto importante per il miglioramento della nostra mentalità, anche in funzione di una crescita. E quindi una delle prime cose che ci riproponevamo con lo staff, con il mio staff, era quello di migliorare l'attitudine al lavoro, la Certo. capacità di vivere club in maniera molto seria, molto, molto propositiva. E devo dire che questa prova del 9, diciamo così, è stata finora affrontata molto, molto bene. Insomma, promuoviamo Renato Benedetti, presidente di Amatori Unio Milano e tutto il suo CDA. Gli diamo un Sì, nome, no, dai. ma non solo, ma non è, il problema non è, allora adesso. Il progetto che ho presentato io quest'anno aveva secondo me una particolarità. Ce lo puoi Innanzitutto, che era. accennare? Sì, ne parlo volentieri, perché innanzitutto parte da un presupposto di complessità, cioè nel senso parte dal gioco stesso. Noi dobbiamo partire dall'idea che il rugby è un gioco complesso, con Certo. diversi nodi e con un continuo cambiamento, con un approccio possiamo definire ecologico, sull'ambiente, basato sull'ambiente d'apprendimento. Quindi con dei continui cambiamenti che sono dovuti dall'interazione dei giocatori. Allo stesso modo, quindi c'è un fil rouge che collega questa visione del gioco a una visione societaria. Quindi se noi pensiamo a un club, pensiamo a un ambiente estremamente complesso, con diversi contesti che sono interconnessi fra loro. Quindi il modello che ho presentato era un modello tutto sommato innovativo rispetto al canonico modello non solo di club, quindi manageriale, aziendale, top Sì, ok, down, piramide. dall'alto, è un modello che parte, perché è ancora in divenire, perché ci stiamo ancora lavorando, che parte da una strutturazione bottom up, cioè dal basso, da coloro che Dalla base, via, dalla diciamo base, così, ecco, dalla diciamo dalla base. base. Poi sai che ci sono varie idee che si incrociano, quindi non è, una non esclude l'altra, quindi ci vuole poi una filiera che sia direttamente collegata, come prima hai citato, al CDA, a coloro che fanno parte del consiglio Che direttivo di questi, salutiamo. che salutiamo. Che salutiamo. E, chiaramente, dal punto di vista tecnico, la cosa importante per me era che all'interno ed è quello su cui sto lavorando, anche dal punto di vista della formazione, all'interno di ogni squadra e di ogni settore, perché sono due settori, macro settori, tre, se mettiamo anche il settore seniores che si intersecano, che sono il mini rugby, il settore giovanile e il settore seniores, ci fossero i giocatori della prima squadra, cioè che i giocatori della prima Ok. squadra diventassero allenatori o educatori o che fossero formati per collaborare all'interno delle varie realtà. Allora, all'inizio non è stato semplice, perché sai che allora, parlarne un conto, invece Chiaro, metterla realizzare. non è una realtà, però insomma, anche lì ci siamo tirati sulle maniche, ho cominciato una serie di formazione con questi ragazzi partendo da un presupposto metodologico, quindi dandogli. E devo dire che sta avendo un buon riscontro questo tipo di. Perché i giocatori sono fondamentali? Innanzitutto perché la crescita di un club è una crescita, a mio avviso, culturale, cioè Sì, certo. culturale, è una cultura del club, e la cultura del club arriva direttamente collegata al campo, a quello che succede in campo, al gioco, quindi a quello che si vive durante quelli che vivono i giocatori durante le varie manifestazioni sportive e riescono a trasmettere nel resto del club. E poi perché per me, formatore, è la cosa più naturale, perché questi ragazzi, io questa settimana, questa, che non siamo in una settimana di campionato, li vedo 5 volte, E beh. 5 sere su 7, hanno un rapporto continuo, diretto con me, con il mio staff, con il preparatore atletico, con coloro che, se noi pensiamo a un modello complesso in cui si affronta la complessità, sai che ci sono dei nodi, degli hub, dei connettori, dei super connettori all'interno di una rete sociale.
il capo allenatore è uno di questi super, non è l'unico, è uno No, di è questi chiaro, è uno super. staff, è ovvio, non è che è chiaro. Certo, no, sono vari poi, perché sono i vari manager di settore, sono figure che hanno questa capacità e questa la possibilità di creare più collegamenti, anche perché magari sono collocati o hanno una funzione che è di un certo tipo. I giocatori da quel punto di vista lì sono in continuo contatto con me. È molto la formazione tecnica diventa molto più naturale, lo scambio, il Certo. confronto è molto più semplice, è molto più immediato. Non ho bisogno di convocare 8.000 riunioni di dipartimento come si fa a scuola, ad esempio, piuttosto che in altre realtà lavorative, per decidere se, che ne so, una situazione di gioco X è meglio Sì, svilupparla insomma, hai in un modo. snellito molto quello che è stato, quello che è il sistema di comunicazione proprio tra, diciamo, il head coach e tutta la Sì, ho squadra. cercato di affrontare questa problematica attraverso una base di partenza che è quello dell'idea di avere a che fare con un sistema dinamico complesso. E Certo. quindi utilizzando tutti quegli strumenti di relazione e non solo, che fanno parte di un approccio sistemico. Ecco, diciamo che questo è il progetto che ho presentato ed è un progetto che è in divenire, cioè presenta ancora sicuramente delle Sì, chiaro. problematiche, dei nodi da sciogliere, delle situazioni da migliorare, piuttosto, però noi stiamo lavorando in questo ambito e devo dire che stiamo facendo dei passi. Ecco. Chiaramente parlavamo di un processo culturale, eh? Quindi ci vuole del Sì. tempo, non può essere immediato, non è la bacchetta magica No, o beh, la coprire la cultura non la casella. fai. La cultura non la fai certo in una Già, non la fai in stagione. 10 minuti, soprattutto non la fai con gli organigrammi. Ricoprendo delle caselle o andando a pescare delle figure all'esterno. La fai all'interno del club, è un lavoro quotidiano, è un lavoro che richiede del tempo ed è un lavoro che è basato su due concetti, che sono quelli di autonomia, quindi la capacità, se pensiamo alla squadra, del giocatore di agire autonomamente rispetto a una problematica e di cooperazione. Quindi è chiaro che per raggiungere l'autonomia, la cooperazione, come dicevamo prima, ci vuole del tempo, Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, eh? ci vuole pazienza. Una cosa che chiaramente nel feedback, perché tutto quanto è collegato, è circolare in una società sportiva che ci è mancato un pochettino quest'anno, è l'unico termometro che lo sport ci dà, Il gioco, la partita. partita, La partita. gioco. È chiaro, perché il gioco, ma la partita è quello che ti dà, è quella benzina che ti dà gli stimoli positivi, ma anche ti dà il feedback. Cioè, è chiaro, perdi le partite, quindi dà un feedback di ritorno per operare delle migliorie. Sono convinto che quando ricominceremo a giocare, perché prima o poi sono sicuro, Ma supereremo senti, in tutte base a queste. questo proprio ci sono. Allora, dunque, bisogna dire questo, no? Kefir ha fatto una campagna molto interessante dove ha offerto a dei prezzi, diciamo, molto, molto buoni il tampone, no? Questo dà Sì, sì sì, sì, che sì. la possibilità che le società non solo abbiano potuto ricominciare le loro attività in maniera, diciamo, corposa, quantomeno per quanto riguarda le giovanili, cioè Sì. junior, ecco. Ma secondo te una previsione di un incontro, una partita, un test match, mettiamolo così, che può essere, non so, con i vicini di coi cugini, piuttosto che è possibile, la vedi una Allora, so possibilità o che non ancora? le giovanili già si sono attivate con i tamponi. Noi, allora, la mia scelta, la scelta diciamo operativa che abbiamo fatto all'interno è stata quella di prima di fare questo mini torneo fra di noi, ok? Quindi con le tre po', quindi prima di fare un momento interno, anche perché ho la fortuna di avere una sessantina di ragazzi e volevo coinvolgerli tutti. E quindi adesso, subito, subito perché sennò poi andiamo, purtroppo stiamo arrivando È all'estate. chiaro. Intanto io ho ricevuto qualche contatto da società del territorio per poter fare qualche amichevole. Mi riservo di vedere se magari su Junior riusciamo a fare una o due partite, anche un attimo anche per capire, perché noi Sì. ci siamo detti a un certo punto, ragazzi, noi abbiamo un obiettivo, questo con i giocatori. Vogliamo riuscire a migliorare
migliora le nostre competenze, quindi tecniche di gioco, di comprensione, nonostante la pandemia, capisci che, nonostante quello che stiamo vivendo, e devo dire che i ragazzi gli sono illuminati gli occhietti quando l'ho detto, e ho avuto una scintilla probabilmente motivazionale, e quindi ci stanno impegnando su queste cose. Quindi io dico, se riusciamo, adesso vediamo anche l'andamento vario dei contagi, cioè, facciamo prima un momento fra di noi in cui c'è un confronto interno. Se superiamo bene questo confronto, che vediamo che è tutto ok, io chiaramente con il presidente, con Renato, sono d'accordo che ci riparametriamo per giugno, e sinceramente io un paio di partite, se potessi farle su giugno. Luglio purtroppo fa un po' troppo caldo, Milano al Crespi rischiamo di cuocere, perché io ho un ricordo di una partita con la SR a Milano, ultima di campionato di 3 anni fa, lì alla, si chiama Curioni, dove i giocatori ogni tanto mi dicevano, oh, mi stanno cuocendo i piedi, erano sul sintetico. Purtroppo il campo in sintetico, che peraltro amatori è un campo che è spettacolare, però è Croce Delizia, quando viene caldo è invivibile, tutti i campi in sintetico, dico, parli quello del Curioni, che è un sintetico oramai abbastanza... Infatti quella partita lì me la ricordo, era l'ultima di campionato. Devastante. Di un campionato che ho fatto a Brescia in Serie A contro l'SR, e mi ricordo i ragazzi Gandolfi, sì, Accotti, il capitano, che all'intervallo mi ha detto, qua, cioè, a me sta cuocendo i piedi. Cuociono i piedi. Senti, volevo farti una domanda tecnica, no? Sì. Perché è una curiosità che ho. Allora, questo periodo non l'avevamo vissuto prima e ci auguriamo di non viverlo poi in un secondo tempo, no? Secondo te, una domanda, che un parere tecnico che ti chiedo, questo anno di fermo, dove però comunque, come hai detto tu, avete continuato a lavorare come tanti altri club, no? Certo. Secondo te, ha portato del buono oppure è completamente da dimenticare? Cioè, ci sono stati secondo te dei miglioramenti per i quali si è potuto sviluppare una forma mentis piuttosto che una forma di gioco che prima non c'era il tempo di fare? Per esempio, Parisse ha fatto una dichiarazione dicendo, a me questo periodo di stop mi ha rigenerato e mi consente di fare un paio di campionati ancora ad altissimo livello, perché chiaramente non sei usurato, hai un fisico, Parisse, vabbè, peraltro dotato come... Fisicamente, è un fortunato. E di come può essere Ibrahimovic, che è 40 passando. Sono super atleti, questi sono baciati dalla fortuna. Però con questo periodo di stop hanno potuto, diciamo, ricaricare le pile. Ora, non dico che una squadra di Serie B o di Serie A possa ricaricare, cioè non era sotto questa di direzione, però allora, secondo te c'è stata una possibilità di migliorarsi? Allora, sicuramente ragazzi giovani hanno avuto un impatto di un certo tipo, perché bisogna pensare che i canali percettivi, nel momento soprattutto che rimani chiuso, subiscono delle problematiche. Questo era uno studio che ho fatto ai tempi dell'università, delle problematiche mica da ridere. Allo stesso tempo, però, quello che dice Parisse non è del tutto sbagliato, nel senso, il fatto di non aver aver fatto l'anno sabbatico senza gli impatti fisici, soprattutto a quel livello, a livello senior, a livello, fa sì che a qualche giocatore, secondo me, la carriera gliela allungata. Io da quel punto di vista lì è forse stato più positivo, diciamo, per i giocatori già maturi, piuttosto che per quelli giovani, perché quelli giovani invece gli è mancato tutto quel confronto, che noi pensiamo ai ragazzi dell'Under 20 che hanno saltato un mondiale. Quelli hanno finito. Esatto, quelli hanno perso un treno fondamentale nello sviluppo e nella crescita tecnica e fisica anche. E per cui per i giovani non tanto, per i giocatori invece già maturi dal punto di vista psicofisico, un anno di fermo, anzi, tant'è vero che in Nuova Zelanda adesso non fanno l'anno di fermo, adesso vanno in Giappone, fanno 4 mesi di stagione in Giappone, dove li ricoprono di dobloni d'oro,
proprio per recuperare fisicamente, perché io lo seguo un po', il campionato è bellissimo, però il campionato giapponese è bello, è divertente, è di Molto, altissimo livello, sì. però non ha sicuramente la fisicità del campionato francese o del campionato inglese, ma neanche dell'NPC piuttosto che dei campionati del Super Rugby dell'emisfero sud. Quindi loro Oh, in questo chiaro. modo si allungano la carriera. Per quanto riguarda i club, tutto sommato, sì, sicuramente ci sono state delle problematiche, soprattutto nel mini rugby, eccetera, perché fare attività ai ragazzi non è, dai bimbi non è stato facile, No. ecco. E poi un No, contraccolpo ma da io cui parlavo però giocatori delle, tanti, noi non l'abbiamo parlavo avuto. della Sì. prima squadra, ecco, cioè parlavo Sì, di loro, no, nel senso. prima squadra, per noi tecnici, allora a me è mancato tanto, perché comunque insomma, non è, il nostro lavoro non è solo basato sull'allenamento, ma tanto sull'analisi della partita, l'analisi dell'avversario, la preparazione della gara. Perché ho voluto fare un torneo interno? Anche per riabituare i ragazzi al piacere della preparazione della gara, okay? La preparazione della partita, lo studio degli avversari. Lo Tant'è vero che spogliatoio questi tre, stesso. sì, questi tre gruppi, peraltro che è un lavorone, ti garantisco, hanno delle strutture di lancio del gioco diverse. Cioè, le nostre tre squadre che si affronteranno con dei lanci del gioco differenti, con delle filosofie anche di gioco leggermente diverse, perché non è che puoi, soprattutto Certo. per Serie B, inventare. Però questo è importante sia per loro, anche per noi, per una valutazione, però proprio anche per riabituarsi a tutto quello che è mancato, che non è solo la gara, che non è solo l'impatto fisico piuttosto che la partita la domenica, ma anche tutto il contesto, tutto quello che sta attorno alla preparazione della gara. Ecco, io per dire, ho guardato tanto rugby, mi è servito molto come formatore, ho tenuto tanti corsi anche all'interno del club, ma non solo. Hai fatto tanta E, formazione. sì, io ho fatto almeno fra i 15 e i 20 incontri dall'inizio, diciamo, da maggio dell'anno scorso, di formazione interna, eh. Quindi partendo dalla formazione basilare su mini rugby, gli educatori, eccetera, poi una visione, appunto, prima abbiamo parlato di approccio ecologico, sistemi dinamici, eccetera, quindi tutta una visione del rugby con una metodologia particolare, lo studio anche di metodologie, la comparazione di metodologie diverse, perché una cosa la puoi insegnare in 100 modi, Ah, qualsiasi chiaro. cosa, 100 modi differenti. Quindi un buon educatore, un buon formatore deve avere un'idea, deve farsi una propria idea. Parlavamo di autonomia, parlavamo di cooperazione, anche una propria idea di come può essere una proposta educativa, un percorso, come si può strutturare un percorso formativo all'interno di un club. Quindi abbiamo fatto anche delle analisi collettive, adesso ne ho fatta una. Poi ho fatto i miei corsi di aggiornamento come corsista, ma ne ho fatta una per esempio su una partita del Super Rugby neozelandese recente, sui lanci del gioco, come lanciano il gioco, tante situazioni di distribuzione. Ho cercato di, come dicevamo prima, l'obiettivo era quello, nonostante le estreme difficoltà, vogliamo comunque migliorare le nostre competenze e soprattutto in un discorso di fil rouge, di formazione e di canale comunicativo sempre vivo con i giocatori, con i tecnici, con gli educatori. Ho cercato di lavorare in quest'ambito sfruttando gli Le strumenti che possibilità che adesso, avevi a sì, disposizione, chiaro. le possibilità. Poi io sono anche insegnante, quindi noi insegnanti Tu sei abbiamo. professore di scienze Sì, motorie. io sono professore di scienze motorie in un istituto superiore qua in provincia di Brescia, quindi lavoro con un ITIS, ho anche un paio di classi del professionale, ho insegnato un alberghiero, ho insegnato ai licei. Ho cominciato a fare solo professore re relativamente tardi, nel senso che sono dedicato, poi ho fatto l'allenatore di rugby anche full Ma time, ecco, senti per una questo. cosa, una curiosità, dalla scuola tu riesci ad avere qualche ragazzo che poi dopo gioca a rugby? Lo Allora, proponi tu all'interno del programma dello scolastico? un tempo lo facevamo regolarmente, devo dire la verità. Nel senso, andavamo a pescare, a reclutare, diciamo così, a fare dei lavori di sviluppo anche alle medie, ma anche qualcosina alle superiori. Poi è cambiato un po' il modo di proporre il gioco del rugby. Hanno cominciato le società a organizzarsi con gli open days, con
con delle forme differenti. Secondo me, bisogna tornare a fare un po' di sviluppo anche all'interno delle scuole, perché c'è un margine ancora di reclutamento, soprattutto in virtù degli studi più recenti che si stanno facendo sulla polivalenza, sulle abilità motorie, cioè nel senso che una cosa che noi insegnanti, insomma, è da tempo che siamo confrontati con alcuni argomenti, che un atleta che ha avuto varie esperienze sportive nell'acquisizione delle abilità tecniche sicuramente ha dei vantaggi rispetto magari a un ragazzino che ha fatto solo uno sport. Quindi io, per dire, oggi ho fatto una lezione e c'era un paio di ragazzini che non gli avrei visti bene un campo da rugby, prima superiore. Quindi fino alla prima, alla seconda superiore si può e si deve lavorare nel reclutamento scolastico, perché abbiamo ancora dei margini notevoli e delle possibilità. Ma loro come reagiscono? Cioè, è una statistica, no? Io so, per esempio, che tutti vogliono essere Cristiano Ronaldo, giusto? Sì, sì, bene, quando sì. tu sei in palestra, che proponi, gli fai vedere la palla da rugby. Questi hanno una vaga idea di che cosa sia, o Allora, pensano che si gli devi dare il casco, gli vuoi dire? è sempre il contesto che cambia, che varia, che è l'ambiente che fa. Faccio un esempio. Se io vado a Lonato del Garda, che è a 15 chilometri da Calvisano, al di là che c'ho qualche ragazzino che mi gioca nel Calvisano, nel giovanile del Calvisano, qualche studente, ne ho un paio, piuttosto che nel Desenzano, c'è anche, però sono in un territorio dove il rugby è conosciuto. E allora, meno male, quando parlo di rugby, La sanno famosa già lo dico. cultura di cui parlavamo prima. È la famosa cultura. È chiaro che se noi pensiamo a un contesto di una grande città, a maggior ragione, bisogna insistere sullo sviluppo, proprio perché, faccio un esempio, se la scuola è quella di fianco al Crespi, può essere che, Chiaro. se però andiamo in una zona di Milano che è completamente avulsa, fuori da qualsiasi tipo di contesto rugbistico, è molto più difficile rispetto paradossalmente a Lonato del Garda. E quindi c'è bisogno Certo. di fare ancora del lavoro in cui fai conoscere il gioco del rugby ai ragazzini, ai bambini, dipende dall'età, dalle scuole primarie, Sì, ma secondarie. io la domanda è questa: a un ragazzo, un giovane di 15 anni, che sa, perché magari l'ha visto, cioè che sappia cos'è il rugby, non ne dubito, perché comunque è Sì, uno sì, sì. sport molto Sì, conosciuto. no, Ma se gli sì, fai sì. vedere la palla a scuola, a uno che fa la prima liceo, adesso primo istituto Sì, tecnico, quello che no, molto primo di anno più. di superiore, Sì. gli fai No, vedere la palla. sa bene o male, hai idea, molto di più rispetto, hai visto che ne parlavamo della mia trentennale carriera, molto di più rispetto a 30 anni fa. Cioè, quando io 30 anni fa, purtroppo, vuol dire che sono passati, andavo nelle scuole e lì a volte proprio la palla da rugby non sapevano, Cosa c'era fosse. molta meno conoscenza. Adesso la differenza è che adesso è vero che lo conoscono, ma è molto più superficiale. Cioè, ragazzi, adesso gli arrivano tantissime notizie Sì. in poco tempo e quindi prendono e poi prendono e cancellano, prendono e cancellano. Allora magari non sapevano che cos'era, però quelli che sapevano, che conoscevano, che erano in contesto, avevano un'idea magari un po' più reale, un po' più concreta di quello che gli stavo proponendo. Adesso invece sì, però sono un po' usi e getta, le informazioni sono molto più usi e E getta, almeno questa è la mia questo impressione anche condivido. da insegnante, quindi Eh non sì. solo per quanto riguarda, non solo per quanto No, no, riguarda il rugby. è tutto così, è tutto Sì. così. È chiaro che io sto facendo un grosso lavoro sui giochi motori e sui giochi adattivi. Cioè, sto cercando di prendersi un sacco di lavoro che si possono fare, di lavorare tanto sull'adattamento, sulla capacità, che poi la ritroviamo anche nei nostri ragazzi. Il campo d'aria è una cosa che va stimolata, però anche a scuola sto lavorando tanto sull'adattamento, quindi giochi adattati, il cambio le regole, cambio la dimensione del campo, cambio la forma. Per esempio, gli ho fatto fare una pallavolo con la sponda, con la possibilità in un campo piccolo di giocare con la sponda a muro, e c'era un pallavolista che era sconvolto, cioè mi ha guardato come dire: qua è impazzito. Però gli davo un'opportunità dal punto di vista dello sviluppo delle abilità motorie percettive differenti, quindi stimolare i Certo. ragazzi a un adattamento continuo. Io penso che al giorno d'oggi sia fondamentale perché manca tutta quella parte di gioco spontaneo, manca tanto quella parte di gioco spontaneo che invece appartiene al nostro passato. Cioè, noi andavamo al campetto, io prima di giocare a rugby
giocavo pallacanestro, so giocare a rugby e pallacanestro, a pallacanestro so giocare, però fino a che avevo più di 20 anni, d'estate, quando non giocavo a rugby, gli amici ci si trovava e si giocava spontaneamente a pallacanestro, senza arbitro, Sì, era senza la insulti. vita, era la nostra vita, quella del campetto, quella dei giardinetti, dove si faceva Dove si faceva? veramente il campo su multisportivo, Certo, adesso bicicletta, non è che, no, tutto. non è che non c'è più, non c'è, ce n'è molto meno, nel È senso che molto c'è meno. un parco qua ad Esenzano. Io vado, una volta ho portato io due bimbe piccole a pattinare, c'erano i ragazzi che giocavano a basket. Sono stato, tra l'altro, fra un lockdown e l'altro lì a osservarli e dicevo che bello, meno male che ci sono ancora, però sono molto meno. Molto meno ragazzi che hanno questo tipo di esperienza, diciamo, destrutturata, chiamiamola così, non organizzata, che non dipende dall'organizzazione di un adulto, in cui non c'è nessun adulto. Un tempo invece queste situazioni in cui l'adulto non c'era, noi le vivevamo quotidianamente. Anzi, ti dirò la verità, era molto meno tempo in cui io magari mi allenavo a rugby o pallacanestro con l'allenatore rispetto a quello che giocavo da solo. A volte con gli amici si giocava in termini proprio di quantità, si giocava quasi, era quasi equiparabile. E chiaramente nelle situazioni di questo tipo tu acquisisci quell'abilità, sperimenti quell'abilità. Nel senso, è vero, magari vai all'allenamento, l'allenatore ti insegna a passare la palla col target bene, usando un modello di riferimento che è, tra l'altro, una metodologia. Ce ne sono vari, quindi, chiudendo il movimento, eccetera. Però tu vai al campo, sperimenti, faccio l'esempio, touch rugby al parco, sperimenti un modo di passare il pallone che magari è tuo, personale, trovi delle soluzioni che poi un domani le ritrovi in campo durante la partita, che sono sicuramente diverse dal modello standardizzato che spesso ti dà l'allenatore, che è di esecuzione del movimento lineare, cioè il movimento che tra l'altro si prende riferimento da cose che non sono reali, perché non esiste un movimento tecnico, un'abilità tecnica che è ripetibile allo stesso modo. Cioè ogni No, volta che certo. noi la ripetiamo in Beh, ma maniera, anche ti diciamo. ricordi il passaggio del 2000, quello, no? Con la mano sotto, che era stato nominato passaggio. Cioè, fino a 5 anni fa non era utilizzato. Sì. Ma tra l'altro, se noi Improvvisamente è dovessimo, diventato, adesso lo fanno tutti, cioè. se noi dovessimo analizzare, non so, i passaggi di violi, mille passaggi di Accenno. violi dalla base, e fare un'analisi del movimento, ne verrebbe fuori una curva che non ci dà mai la ripetizione del movimento allo stesso modo. Chiaro che il modello di riferimento, cioè non è che passa la palla col mignolo, però, il modello, però la ripetizione del gesto non è uguale a se stessa, quindi vuol dire che è un continuo adattamento. Chiaro che poi in una situazione di contesto di gioco dove cambia avversari, clima, campo, Pressione. arbitro, pressione, momento della gara, importanza della gara, arriviamo a un adattamento continuo. C'è solo Aerosmith che è una macchina da guerra. Se tu lo vedi, lui è sempre ripetitivo, lui è sempre, sembra pazzesco, sembra che sia Sì. caricato a molla. Lui Ma è. sai che quello che ti sto dicendo, tra l'altro, è uno studio, si chiama Schoolhorn, è un professore tedesco dell'Università di Mainz, che hanno fatto, fra le varie cose, lui lavora su un metodo di insegnamento delle abilità tecniche, si chiama Differential Learning System, hanno fatto uno studio sul lanciatore del giavellotto che ha vinto mondiale, mi sembra dell'88, e l'hanno preso e gli hanno fatto fare non so quanti lanci, e hanno trovato dal punto di vista scientifico che non ne faceva mai uno uguale all'altro, Uguale. c'era sempre una piccola differenza. Questo non vuol dire che non bisogna usare un modello di riferimento di esecuzione del gesto che sia per noi ideale, cioè un modello ideale chiaramente va nel momento in cui lavoro sull'acquisizione dell'abilità tecniche, va trasmesso, però questo vuol dire che poi alla fine, se noi pensiamo al contesto reale di gioco, l'atleta si deve saper adattare. E quindi ben vengano i lavori nei campetti, ecco quello che dico io. Ben venga la multidisciplinarietà, ben venga la possibilità per i nostri ragazzi di provare situazioni anche di equilibrio, di gioco differenti, di terreno diverso, ecco. O situazioni che variano, che stimolino l'adattamento, diciamo, nel modo più vario possibile. Almeno io.
Torniamo a parlare di amatori, dai, perché sennò qui io e te andiamo avanti un giorno avanti. A chiacchierare. raccontaci un po' allora, qual è, come vedi il futuro e quali sono i programmi? Allora, i programmi... Indipendentemente, dimentichiamoci un attimo la faccenda Covid e tutto quanto. Sì, facciamo, allora immaginiamo di essere a fine stagione e di parlare della prossima. Esatto. Allora, chiaramente noi nel momento in cui parlo di prima squadra, partendo dalla prima squadra, nel momento in cui il campionato è stato interrotto, eravamo tipo quinti a un punto dalla quarta, ok? Quindi stavamo facendo un... Per me è un ottimo campionato, so per me anche i ragazzi, insomma, un buon campionato anche perché l'anno precedente erano arrivati decimi, ecco, quindi stavamo risalendo la china della classifica con una squadra molto giovane, senza innesti particolari, quindi tutti i ragazzi formati, quasi tutti, la maggior parte formati all'interno del club. Chiaramente noi vogliamo migliorare questo tipo di... classifica. Adesso vogliamo capire che campionato ci verrà che prossimo. Aspetta, certo. Però noi dal punto di vista è chiaro che il primo obiettivo era quello di migliorare comunque nonostante la pandemia, diciamo, nonostante la situazione molto difficile che stavamo vivendo. Adesso però tutto questo lavoro qua lo vogliamo portare in campo, quindi dal quinto posto, quello era il treno dell'alta classifica, perché dopo di noi c'era un po' di vuoto e c'era la mezza classifica. Noi vogliamo rimanere nel treno dell'alta classifica. Io sono convinto che questa società, questo club abbia le potenzialità, per salire di categoria e Quindi chiaramente mirate, per... diciamo che amatori mira ad andare in Serie Ma io penso che un club con 500 praticanti e una storia come quella di amatori, è unica anche, perché A. ragazzi Sì, ci sono in certo. giro ancora adesso un sacco di ragazzi formati alla Union, fra l'Eccellenza piuttosto che in Serie A, debba puntare a salire di categoria, anche perché io insomma, ho avuto un'esperienza di più di un anno di Serie A, è una categoria che si può ancora affrontare con i propri giocatori, cioè nel senso poi comunque Sì. metterla nel mirino pensando di lavorare, ed è l'obiettivo che vogliamo fare con i tuoi, con i ragazzi che crescono all'interno del tuo club, mentre sei sopra, no, cioè quindi top 10 No, diventa beh, top 10 molto lasciamo più, perdere un altro sport, è dai. tutta un'altra cosa, sì. Un altro Però sport. la Serie A la si può ancora, è un obiettivo diciamo raggiungibile da un club che punta alla formazione dei ragazzi, dei propri giocatori, eccetera. Per cui è un obiettivo per noi perseguibile. Non so quanto tempo ci vorrà perché questa pausa, cioè non incontriamo una squadra avversaria da un anno e Mezzo. abbondante e mezzo. Quindi non ho adesso un termometro per dire, beh, siamo da, dobbiamo. Chiaro che per quello che vorrei fare magari un paio di partite prima di entrare nella pre-season della prossima stagione, proprio per avere anche un feedback concreto Sì, su quello reale. che è il livello della squadra. Sì. Però ecco, questo è il nostro obiettivo. Poi chiaramente i settori giovanili vogliono crescere, cioè vogliono formare giocatori, vogliono riuscire a dare un'offerta ai propri ragazzi di qualità. L'appartenenza alla maglia non è una cosa che anche quella è come non è una cosa che basta un organigramma o una bandiera, la si costruisce attraverso anni di lavoro e chiaramente fra i nostri obiettivi c'è la crescita, formare sicuramente buoni cittadini e il rugby è uno dei mezzi formativi più importanti per formare dei buoni cittadini e soprattutto creare appartenenza alla maglia per fare in modo di dargli L'attaccamento. sì, l'opportunità di giocare in prima squadra. Poi se avremo 100 atleti e ci sarà chi invece vuole affrontare il rugby non a 3, 4, 5 allenamenti alla settimana, ma dedicando un tempo, cercheremo di creare delle possibilità anche a coloro che vogliono interpretare questo sport in maniera diciamo, più ricreativa, magari non finalizzando la Serie A a un livello superiore. Questo lo vogliamo fare, però... Vogliamo formare buoni cittadini, buoni giocatori e creare appartenenza al club, cioè cercare di formare un circolo, dar vita a un circolo virtuoso, cioè che le Certo. nostre risorse umane possano domani
far parte del nostro club, dare quello, ma anche lì sono anche studi che stanno facendo. Effettivamente, nel momento in cui tu lavori sull'autonomia, sulla leadership, dai la responsabilità ai tuoi ragazzi anche all'interno della squadra stessa, è più semplice che poi vogliano ritornare le proprie competenze. Quindi, Certo. se domani diventano medico, vogliono essere il medico della Tornare a squadra. casa. Se domani diventano dei geometri, vogliono progettare la clubhouse. Perché dare questa autonomia, questa possibilità, perché è proprio un meccanismo virtuoso, quindi che poi torna, rientra nel club, appunto, sotto forma di volontariato piuttosto che di competenze. Noi abbiamo bisogno di competenze, i club sportivi hanno bisogno di competenze, perché dicevamo prima, il rugby italiano è un rugby che ha bisogno, vuole crescere, quindi ha bisogno Certo. di meccanismi basati su questa circolarità. È chiaro che anche lì la figura dei giocatori è importante. La figura dei giocatori che fanno gli allenatori è importante. Uno degli appunti che mi muovevano, che vengono mossi spesso, è questa: quando tu fai una proposta con gli dirigenti, come fanno parlo dei settori giovanili, non dei mini rugby, chiaramente. Come fa il giocatore poi la domenica gioca, come fa a accompagnarti la squadra? Io ci pensavo, insomma, noi vogliamo creare, ma se un gruppo di atleti di 18 anni, ok? Quindi un tempo 18 anni ti mandavano in trincea con la baionetta, di 18 anni non è in grado di organizzare, faccio un esempio, un proprio riscaldamento, un proprio momento di preparazione alla gara, perché ha bisogno dell'allenatore direttivo di fuori, vuol dire che probabilmente Non è abbiamo ancora tanto maturo, da lavorare sulla certo. leadership e sulla formazione di questi ragazzi. Cioè, se il nostro obiettivo è stimolare la leadership, secondo me una giovanile deve essere in grado in alcune situazioni di auto-organizzarsi. Questo non vuol dire che non serve l'allenatore che li porti a giocare la domenica, però vuol Certo, dire che no, tu no, dici, no, ma no, ho capito, ho capito, ho capito. insomma, a volte siamo di fronte, affrontiamo queste situazioni senza pensare che se vogliamo creare appartenenza, se vogliamo formare dei buoni cittadini, dei buoni atleti, dobbiamo dargli delle Insistere responsabilità a su questi ragazzi. questo, chiaro. Dargli Senti, delle responsabilità. una Sì. domanda. Ecco, la domanda è, tu hai un sogno nel cassetto? Però voglio che lo dici tu, non ti imbecco io. Sì, no, io una cosa che piacerebbe tantissimo che riuscissimo a fare nel club sarebbe un'accademia interna. Nel senso, io sono convinto che club solidi, quelli con 300, 400, 500 atleti, possano e debbano formare degli atleti all'interno della propria struttura, e questo possa essere una grossa risorsa anche per la federazione stessa. Cioè, se torniamo ad avere i club solidi, che tornano ad essere club formatori, secondo me non può che giovare in beneficio tutto il movimento del rugby. Io già avevo lavorato su un progetto del genere quando ero a Brescia, sono stato parecchie volte, 5-6 volte in Francia, con la Clermont-Ferrand, proprio c'era un paternalià, c'era un accordo con Clermont-Ferrand, ho presentato un progetto già allora e già sono andato a vedere come lavorano loro nel loro centro di formazione, per farmi un'idea e poi chiaramente per riportare però in un contesto completamente diverso che è il nostro, che è quello italiano, non solo, che è quello milanese in questo caso qui, del mo modus operandi che potesse essere attuale. È chiaro che per me è una cosa importante. Io credo che possa essere di stimolo tutto il club a avere la possibilità di una formazione interna, non solo per i ragazzi, ma anche per i tecnici, e che possa andare di pari passo con un centro studi, perché parlavamo prima, per me un tecnico, un educatore, deve studiare. Deve Ah, studiare. concordo con te, guarda, concordo Deve con te. studiare. Ed è anche, questo io personalmente lo faccio volentieri, è anche una passione, un modo di trasferire la propria passione, di dedicare del tempo per coltivare la propria passione e poi trasferirla ai ragazzi. Per cui con un'accademia, diciamo, abbiamo un'accademia, vedo bene un centro studi, un centro che sia in grado di
di sviluppare, come prima parlavamo di abilità tecniche, lo studio dell'acquisizione delle abilità tecniche piuttosto che di qualsiasi tipo di argomento fisico, l'organizzazione, la strutturazione di una preparazione atletica adeguata, piuttosto di un'educazione alimentare, quindi anche discorsi educativi, pedagogici. Per cui è un sogno. Devo dire che il CDA di cui parlavamo prima, da questo punto di vista, ci sente, cioè loro, i dirigenti vogliono, è una cosa che è un argomento che è stato subito ben accolto, però non possiamo fare dei passi, dobbiamo andare gradualmente, dobbiamo prima certo. di tutto pensare alle strutture. Per poter attuare un'idea del genere il modello quello di accademia privata, perché di tale stiamo parlando, ovviamente è quello di Verona. Sappiamo che Mogliano, che aveva l'accademia, poi ha avuto delle vicissitudini per la quale ha dovuto abbandonare il progetto, che peraltro era una cosa molto interessante, perché Mogliano ha sfornato fior di campioni, lo stesso Garbini viene da lì. Lì è tutta una filiera, una strada di squadre di rugby, club, assoluta. Uno più forte dell'altro nella formazione, perché parte dal Tarvisium, esatto. Arrivi fino a Mogliano Paese, tutta una zona. Esatto. E quindi cosa? Però chiaramente Verona si è potuto permettere di fare quello che sta facendo, perché ha una struttura è chiaro. Quello che dicevo prima, è chiaro che Verona è ha una struttura incredibile, cioè di altissimo livello. Non si discute. Noi possiamo partire sicuramente, partiamo da una struttura completamente diversa, però sai, è un po' come mettere la prima pietra, eh? Cioè va certo. messa una prima pietra, poi pian pianino possiamo costruire qualcosa di importante. È chiaro che però dobbiamo cominciare, già le basi, stiamo cercando di mettere le basi, in relazione a quello che dicevo prima, cioè formazione dei tecnici, degli educatori, un modo di concepire una filosofia di club comune, un modo di concepire una visione, di mettere in atto, di concepire il gioco stesso in un certo modo. Quindi già le basi ci sono, i ragazzi anche, quindi parliamo di un club di 500 e passa praticanti, quindi è chiaro che adesso dobbiamo capire come fare il primo passo, che tipo di approccio. Io appunto ho avuto un'esperienza a Brescia che è stata come dicono gli anglosassoni, caldo freddo, cioè un po', nel senso, un'esperienza buona per quanto riguarda un certo aspetto organizzativo. Poi ci sono state anche delle problematiche inerenti poi a strutturazione interna. È chiaro che mi dessero l'impianto di Verona, farei salti di gioia. Sai, come Verona c'è solo Verona, nel senso che lasciamo perdere il Veneto, che è una cosa a parte, però noi in quello parliamo della nostra provincia di Milano, diciamo una struttura così non esiste. Sì. Poi ci sono anche delle cose interessanti che riguardano gli studi che hanno fatto proprio su quello che dicevamo prima. Cioè il Crespi, ad esempio, il nostro impianto, è un contesto che può essere adatto a un buon lavoro di club, perché è un micro contesto, cioè nel senso che uno degli studi che stiamo facendo adesso, che stanno sviluppando, è quello di capire come l'ambiente può influire sulla strutturazione di un club. E chiaramente nelle piccole città o nei piccoli centri è un po' più semplice. Cioè, vediamo Lombardia, Paraviago, cioè centri di provincia, perché hanno un microcosmo in cui i rapporti fra le varie componenti, quindi atleti, sono un po' più semplici. Nelle grosse città un po' più complesso, però devo dire che noi, come si dice, a Crespi abbiamo una collocazione anche, un contesto ambientale che può essere che ci favorisca dal punto di vista della mia, perché diciamo, siamo molto legati al territorio lì, a Lambrate, tradizionalmente al quartiere di Lambrate, ma non solo, quindi potrebbe essere per noi un fattore in più per poter... Tra parentesi, il centro è in una posizione estremamente strategica, perché è un po' il polo del rugby a Milano. Di fianco a noi
C'è un Sì. campo famosissimo dove peraltro Sì, in sì. uso, dove si giocavano le partite, poi c'è CUS Milano che è di Sì, fianco a noi e siamo nella zona Città Studi, siamo in quindi Città Studi. è Io sono importante. fatto l'ISEF, io l'ultimo esame l'ho dato davanti a Crespi, perché l'università statale ha parecchie, facevamo noi lezioni di fianco, c'era una scuola di fianco a Saini, per dire. Cioè, per cui Sì. siamo in un centro importante anche in rapporto a quello che dicevamo prima, un centro studi, un'accademia, qualcosa che va a sviluppare anche a fare della ricerca anche all'interno Certo. della propria struttura. Quindi non si tratta solo di prendere ragazzi, di fargli fare qualche allenamento o di fargli fare del potenziamento fisico, ma si tratta di fare un lavoro di formazione ad ampio spettro, quindi anche dei lavori di ricerca sulla metodologia di lavoro, piuttosto che sulla metodologia dell'allenamento, piuttosto che sui rapporti che possono esserci con le famiglie stesse. E quindi noi, da quel punto di vista lì, la posizione strategica è importante, ecco, e siamo vicini alla stazione. Ci sono tanti, Sì, io sì, viaggio sì. in treno, eh. Io dalla provincia di Certo. Brescia sono fortunato, viaggio in treno, faccio Un attimo. 300 metri a piedi dalla stazione di Lambrate e sono a campo. Quindi, se dovessimo avere ragazzi che arrivano dalla provincia, per dire, la collocazione è, infatti, un tempo si facevano. Se un domani sfondiamo e andiamo in Pro 14, col treno possono venire da tutte le parti perché arrivano e sono direttamente lì, cioè non è da sottovalutare. Il treno arriva da tutta Europa lì. Da tutta Europa a Ma vedere, a venire al Crespi, a venire al io, Crespi. io il mio augurio è comunque che Milano torni ad essere La Milano della Mediolanum. un fulcro importante per il rugby italiano, Assolutamente, come è sempre stato, assolutamente. un punto di riferimento per il rugby italiano, come sempre è stato, sia dal punto di vista di tecnico, giocatori, eventi sportivi. No? Spero che, insomma, per me la possibilità c'è, le opportunità ci sono, si tratta di lavorare, Certo. di avere un po' di Quindi, fortuna. ascolta Marco, possiamo chiudere con una call to action, cioè venite a giocare per l'Amatori Milano, Amatori 1 Milano, sennò si incazzano. Perché è assolutamente un club dinamico, con un campo veramente di ultima Sì. generazione, un No. allenatore di altissimo livello, uno staff eccezionale, quindi Sì, perché noi no? siamo. Almeno No, venite a infatti, provare. se venite a giocare qua. È un club che vuole crescere. Quindi è un ambiente, devo dire, un ambiente in cui io vengo volentieri a fare allenamento sempre. Un bel ambiente, si lavora bene. Quindi venite che vi troverete benissimo Esatto. qua. Aspettiamo i test match che il vostro media manager pubblicizzerà sui vari canali social Sicuro. e tutti allo stadio a vedere, finalmente a vedere Sì, giocare. speriamo porte aperte, speriamo i protocolli diventino sempre più, insomma, si ritorni pian pianino Alla a una normalità. situazione diversa, alla normalità. Quindi vi aspetto, ecco, perché ci conto. Perfetto. Grazie mille Vale. Marco, a presto e, bu e Grazie, buon rugby a tutti. grazie a te, buon rugby a tutti, ci sentiamo Piacere. presto. Grazie. Ciao, grazie, Ciao, ciao. ciao.